Siamo a Venezia, sempre al presidio del comitato per il referendum e vogliamo sapere da Tommaso Cacciari, in qualità di portavoce del comitato provinciale, la sua opinione sulla tendenza verso domani e anche una spiegazione sul nostro accampamento. Allora, noi siamo qua accampati in Piazza San Marco e stiamo facendo questa veglia presidio da cui e da qua noi non ci muoveremo finché domani l'ufficio elettorale della Corte di Cassazione non darà il via libera definitivo al referendum sul nucleare. In questi giorni noi abbiamo assistito all'ennesimo tentativo squallido, meschino da parte di questo governo Berlusconi, terrorizzato, impaurito e terrorizzato dalla valanga di sì che usciranno dalle urne elettorali del 12 e 13 giugno, l'ennesimo tentativo, dicevo, di sabotare questo referendum. Abbiamo visto in questi mesi finte marce indietro, abbiamo visto in questi mesi finte proposte di moratoria. Adesso con l'approvazione tramite la fiducia alla Camera e poi al Senato del decreto Omnibus, tentano appunto di abrogare le norme del decreto Ronchi che spingono il piano energetico italiano a un ritorno al nucleare e in questo modo tentando in maniera estremamente meschina di impedire agli italiani di esprimere la propria opinione tramite lo strumento costituzionalmente riconosciuto del referendum. Noi siamo qua per chiedere che la democrazia non venga calpestata, per fare pressione sulla Corte Costituzionale. Siamo qua e in numerosissime altre piazze e città d'Italia per chiedere appunto che domani mattina l'ufficio elettorale della Corte di Cassazione non calpesti la democrazia e dia il via libera definitiva a questo referendum.